Ma uno che fa evacuare un paesino di 300 abitanti soltanto perché la sua medium gli ha detto che forse ci sarà un terremoto, ma lo possiamo dire che è un cretino o no? Rimettimi nelle mie mani. Non possiamo avere il CT della nazionale Ute Lemper, Ligabue e Nadia Ruccellai. Non possiamo averla perché siamo un programma satirico, possiamo fare quello che vogliamo. Ti accompagni in radio domani? Hai detto che non vuoi farmi vergognare, no? Gli hanno tagliato in che senso? Lo spazio, cioè no, il programma non andava? No, hanno tagliato il mio spazio. Non volevano sentire cantare te. Era questo. Lo sai come funziona questo mondo, Adriano? Se non fai la iena 24 ore al giorno, poi finisce che questi ti twittano. Twittano, ritwittano e quando sei twittato, tu sei twittato, Adriano, eh? Sì, capisco. Capisco perfettamente. Però la radio è mia. Tu potresti andare benissimo al microfono e dire... Sì. Cari ascoltatori, dopo 4 anni di insulti e di volgarità sortite, io questa mattina ho capito una cosa. Che i doppi sensi e le battutacce da caserma non sono il mio genere. No, ragazzi, fermi! Ma non ci provare più, hai capito? Fantastica, grazie. Chiamami quando iniziamo, eh. Ecco voi, Fabio Brillo! Buonasera e buona settimana a tutti. Buonasera, buon pomeriggio Tosca. Baciarti ancora.